Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natasha in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. L'Appennino abruzzese a rischio forte per caduta valanghe. Lo comunicano la Protezione Civile Regionale ed il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato. L'ondata di maltempo che ha colpito l'Abruzzo ha comportato infatti l'accumulo di strati di neve fresca su strati di neve precedentemente compattata e già trasformata. Questa condizione del manto nevoso provoca un aumento della instabilità di pendii montani caratterizzati da accumuli di neve con diversa consistenza, umidità e temperatura. I rilevamenti del servizio Meteomont del Corpo Forestale della Regione Abruzzo hanno infatti evidenziato un grado di pericolo 4 su 5, quindi forte, per caduta valanghe sul comprensorio del Gran Sasso e della Maiella. Ieri a Pescara la Giunta Comunale ha votato una delibera in cui si richiede alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Chiesti in tutto 4.158.000 euro, tra cui 2 milioni per erosione della costa, 150.000 euro per le scuole, 150.000 per gli edifici pubblici, 250.000 per le strade e 800.000 per gli immobili. Oggi, a partire dal pomeriggio, la società attiva a Pescara provvederà alla disinfezione, disinfestazione e deratizzazione del mercato coperto di Via dei Bastioni. Si tratta di una pulizia straordinaria, ma messa in atto per superare i problemi segnalati e riscontrati in questi giorni nella struttura di Porta Nuova. Lunedì l'attività del mercato riprenderà regolarmente, mentre sono pronti i lavori che dovrebbero essere effettuati proprio in quel mercato coperto e che riprenderanno appunto appena possibile, perché sono stati già programmati. Oggi, a partire dal pomeriggio, la società attiva provvederà a questo, mentre ieri è stata fatta una ricognizione su tutto il patrimonio arboreo delle strade cittadine di Pescara, procedendo a tutte le operazioni di messa in sicurezza da parte degli operai del comune, con l'ausilio dei vigili del fuoco e di varie ditte private di cui il comune si è avvalso. Si procederà a mettere in sicurezza i pini situati lungo via Regina Margherita, condizioni meteo permettendo, dice l'assessore ai parchi e verde pubblico di Pescara del Chisulpizio. In tal senso, aggiunge, abbiamo attivato due ditte che opereranno sul tratto tra via De Amicis e via Muzzi, l'altra sul tratto che arriva fino a piazza della Rinascita. Una volta ultimate tali manutenzioni, procederemo alla riapertura della strada previa pulizia da parte di attiva. E poi ci sono parchi cittadini di Pescara e la riserva d'Annunziana, che resteranno ancora chiusi nei prossimi giorni, perché dovrà essere ultimata l'attività di controllo e verifica delle piante per verificare che non ci siano situazioni di pericolo per gli utenti, oltre alla rimozione degli alberi caduti. Ieri, durante un sopralluogo tecnico del sindaco di Pescara Alessandrini, degli assessori del Vecchio e Sulpizio e dei tecnici comunali, lungo il tratto della costa sud più flagellato dalle mareggiate, è stata rinvenuta una tartaruga caretta caretta spiaggiata. A prima vista l'esemplare sembrava irrecuperabile, ma appena dato segnali di vita è stato trasportato presso il centro di recupero dei cetacei marini del comune, inaugurato lo scorso 20 dicembre nei locali al pianterreno della circoscrizione dei Colli.
E sono due le ordinanze firmate dal sindaco di Pescara Alessandrini nella giornata di ieri. La prima riguarda la chiusura al traffico di Viale Regina Margherita, da Viale Muzzi a Piazza della Rinascita, a partire da ieri e con l'apposizione della segnaletica fino all'espletamento delle verifiche legate alla stabilità degli alberi. L'ordinanza predispone anche un'inversione di marcia in Via De Amicis nel tratto tra Viale Regina Margherita e Via Regina Elena. La seconda riguarda invece i proprietari degli alberi ad alto fusto che si trovano nelle aree private affinché provvedano a verificare puntualmente la stabilità e sicurezza degli stessi. L'ordinanza stabilisce inoltre a tutti i concessionari di aree pubbliche su cui insistono strutture temporanee di provvedere a verifiche relative alla stabilità e alla sicurezza delle stesse. E il sindaco del comune di Monte Silvano invece è disposto con un'ordinanza alla chiusura del centro operativo comunale. La decisione è maturata insieme ai partecipanti al COC grazie all'ottenimento delle migliori condizioni meteorologiche e al miglioramento progressivo della situazione in città. È stata disposta a Monte Silvano fino alle 9 del 9 marzo anche la chiusura di parchi, giardini pubblici e cimitero. Nell'ordinanza del sindaco si è stabilito anche il divieto di accesso alla pineta in giardini e parchi non recintati e il divieto di sosta lungo le strade con alberature e adiacenti la pineta. E nella zona retrostante la pineta di Monte Silvano il comune ha stabilito di sospendere fino a diversa disposizione il tratto su via Crati, via Saline, via Tronto, via Bradano, via Firenze e nei tratti compresi tra queste vie e lungomare, via Aldo Moro, ad eccezione di via Arno. Sulle arterie è stato previsto anche il divieto di sosta H24, il divieto dovuto alla persistenza del rischio di caduta piante della pineta non è valido per i mezzi di soccorso e di emergenza. Accesso consentito anche ai residenti con tutte le cautele e le precauzioni del caso. Riaperta invece la riviera. E siamo al fatto che oggi la Chiesa consente la commemorazione delle sante Perpetua e Felicita, mentre domani consentirà quella di San Giovanni di Dio. Oggi dunque la direzione, la redazione, la regia e i collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon anniversario, buon onomastico a quanti portano questo nome e buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Ezio di Pietro Paolo, che celebra la ricorrenza oggi, e a Don Nicola della Rocca e Don Giorgio Soave che invece la celebreranno domani. E con questo siamo al meteo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo parzialmente nuvoloso con temperature da 7 a 8 gradi e venti forti e nelle zone interne cielo coperto al mattino e pioggia nel resto della giornata con temperature da 4 a 6 gradi e venti forti. Domani si prevedono sulla costa cielo parzialmente nuvoloso con temperature da 3 a 11 gradi e venti moderati e nelle zone interne cielo parzialmente nuvoloso con temperature da 3 a 8 gradi e venti moderati. Il mare è previsto molto mosso oggi e da mosso molto mosso domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.